Arrivata a Corigliano Rossano la nave quarantena, il sindaco Stasi non stazionerà in porto, annunciate proteste. Una trentina di giovani sottoposti a tampone anche a Cosenza dopo aver frequentato le discoteche di Soverato nella cittadina catanzarese, lunghe file per i test, negativi i primi risultati. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha confermato la misura cautelare in carcere per l'ex sindaco di Celico Antonio Falcone. Vasta piantagione di canapa indiana scoperta dai carabinieri a 5 frondi. In pochi mesi sequestrate 12.000 piante, sul mercato avrebbero fruttato 6 milioni di euro. La Regione Calabria stanzia 1 milione di euro per le attività culturali. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, apriamo con la nave quarantena approdata nel primo pomeriggio di oggi a Corigliano Rossano. Sono più di 1.000 i tamponi nella disponibilità della Croce Rossa Italiana destinata ai migranti sulla nave approdata nel porto di Corigliano Rossano. Ieri la riunione in prefettura, le proteste del sindaco Stasi, secondo quanto emerso dall'incontro, l'imbarcazione stazionerà a largo della costa ionica, ma cresce la preoccupazione in città. Vediamo. È arrivata nel porto di Corigliano la nave quarantena Aurelia, al centro di molte polemiche nelle ultime ore. Nella prefettura di Cosenza si sono susseguite in questi giorni le riunioni operative per studiare come si possa utilizzare la nave, che potrà accogliere quasi 300 contagiati, mantenendo la piena sicurezza per l'area e i residenti. Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco. Ho ribadito le molteplici ragioni ostative rispetto all'utilizzo del nostro porto finalizzato a tale attività, ha detto Stasi, per l'assenza di presidi essenziali che non consentono di garantire la sicurezza sanitaria né ai migranti né alla comunità, per la collocazione del porto dentro il tessuto urbano, per la palese insensatezza di una scelta che nulla ha a che fare con l'accoglienza seria, ma che risponde più che altro a logiche protezioniste che dovrebbero rimanere distanti da un tema importante e delicato come quello delle migrazioni. Stasi parla di confronto molto acceso con la prefettura, che ha portato a non far stazionare la nave nel porto. Il cargo resterà a largo, distante dalle 5 alle 11 miglia dalla terraferma. Stasi non è però completamente soddisfatto, visto che comunque il porto non sarebbe in grado di garantire servizi essenziali, assistenza seria e sicurezza igienico-sanitaria per i migranti in transito. Nel porto di Corigliano mancano infatti servizi primari come l'acqua potabile, l'illuminazione e gli impianti antincendio. Decine di giovani in fila a Cosenza per effettuare il tampone. Sono ragazzi che hanno frequentato la discoteca della costa ionica catanzarese nei giorni in cui c'era anche il giovane che ha scoperto la propria positività. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale lavorerà a ritmo serrato anche nei prossimi giorni. Vediamo. In fila, davanti alla sede dell'USCA di Cosenza, in attesa di effettuare il tampone, ci sono decine di persone. Alcuni sono vacanzieri di rientro, calabresi che vivono stabilmente all'estero, giunti in Calabria per un periodo di vacanza. Molti, invece, sono giovani che nello scorso weekend si trovavano in uno dei locali della costa ionica catanzarese, dove è transitato il ragazzo che ha scoperto e dichiarato la propria positività. Marco, il nome di fantasia, accetta di parlare con noi. Sì, mi sono preoccupato sia per me, ma più che altro per le persone che mi stanno intorno, per i miei affetti più vicini, mia nonna, i miei genitori, la mia ragazza, un po' tutti. Voglio essere sicuro di non essere positivo, appunto, prima che per me e per loro. Sono stato il più solo possibile, ho cercato di vivere il più possibile nella mia stanza, fare tutto quello che mi è possibile fare da solo, senza appunto mettere a rischio la salute degli altri. È così che si dovrebbe fare per proteggere se stessi e i propri cari. Anche questo ragazzo, arrivato dal Canada, si è impegnato per scongiurare il rischio di contagiare qualcuno, ma solo una volta giunto a Cosenza ha avuto la possibilità di sottoporsi all'esame rinofaringeo. Nessun tampone, non mi hanno fatto nessun tampone né all'aeroporto a Fiumicino né tantomeno alla stazione di Paola, perché poi sono tornato da Termini
a Paola, alla stazione di Paola. Sono qui appunto per questo, ma ora sto aspettando che mi facciano il tampone, sì. È stata una tua scelta volontaria Sì, una scelta volontaria per stare tranquilli. Ho fatto anche la quarantena a casa. Giusto, Anche mi per sembra far stare giusto. tranquilli i tuoi Sì, i miei parenti. genitori, sì, la mia famiglia, sì, più che altro per questo. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP non conosce sosta, anzi, queste sono giornate difficili, con diverse situazioni da monitorare e il centralino che squilla in continuazione. Oggi, infatti, 50 tamponi si stanno facendo presso la sede USCA di Cosenza in contrada Serra Spiga. Questi risultati li avremo poi quando? Se tutto va bene, domani pomeriggio. La questione Corfù invece come si evolve? La questione Corfù, adesso sono in fase di stand-by, nel senso che ci sono ordinanze di quarantena e di isolamento domiciliare a secondo i casi dei ragazzi. Dopodiché si faranno i tamponi di controllo e si vedrà. Ha sovverato oltre 750 i tamponi effettuati, le lunghe file dinanzi alla tenda pre-triage allestita dall'ASP nei pressi del campo sportivo a sottoporsi ai test, sono soprattutto giovani, negativi i primi risultati, vediamo. Un via vai continuo di giovani, soprattutto nelle tende pre-triage allestite dalla Protezione Civile dinanzi al campo sportivo di Soverato. 750 i tamponi effettuati finora su ragazzi che lo scorso weekend hanno frequentato la discoteca della nota località balneare del Catanzarese, entrati in contatto con il giovane di Girifalco che sui social ha scritto di essere positivo al Covid-19, indicando anche i nomi dei locali dove era stato. L'azienda sanitaria provinciale fa sapere che al momento i tamponi processati sono stati 150 e risultano tutti negativi. Gli altri sono in fase di analisi nei laboratori del Pugliese Ciaccio e Mater Domini a Catanzaro e Lamezia Terme. Le operazioni dei sanitari continuano, previsto un numero di 2.000 persone su cui effettuare il tampone. Le lunghe file sotto il sole cocente, presenti le forze dell'ordine, la decisione di allestire i presidi sanitari immobili adottata ieri dall'azienda sanitaria di Catanzaro per evitare l'assedio agli ospedali. In mattinata il sindaco di Soverato con apposita ordinanza aveva chiuso le discoteche, anticipando di fatto il provvedimento arrivato ieri pomeriggio dalla regione che ha esteso la chiusura dei locali da ballo in tutta la Calabria fino al 7 settembre. Intanto dal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva la notizia di un medico dell'ospedale ieri risultato positivo al coronavirus. Oggi eseguito il secondo tampone, quest'ultimo è negativo. L'esito negativo del tampone eseguito sul medico, che ieri era positivo, secondo ambienti ospedalieri, confermerebbe l'ipotesi che il virus individuato tra i pazienti e i sanitari del GOM abbia una bassa carica virale. Insomma, non bisogna abbassare la guardia, ce lo ricorda anche il bollettino regionale. Oggi si è registrata una vera e propria impennata di nuovi contagi, sono 19 in più, vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 130.543 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.335, 19 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 129.208. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 4 in reparto, 1 in rianimazione, 2 in isolamento domiciliare, 185 guariti, 33 deceduti. Cosenza 1 in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 437 guariti, 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto, 40 in isolamento domiciliare, 273 guariti, 19 deceduti. Crotone 4 in isolamento domiciliare, 114 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981.
Resta in carcere Antonio Falcone, l'ex sindaco di Celico, arrestato il 31 luglio scorso con l'accusa di concussione. Il suo legale Renato Tocci attende le motivazioni della decisione per stabilire la strategia difensiva. Vediamo. Confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza nei confronti di Antonio Falcone, l'ex sindaco di Celico, tratto in arresto il 31 luglio scorso con l'accusa di concussione. Il Tribunale del Riesame ha avvalorato lo schema di indagine seguito dalla Procura di Cosenza e gli elementi raccolti. Nel corso interrogatorio di garanzia, l'ex primo cittadino ha fornito la propria versione dei fatti per smontare il quadro indiziario cristallizzato dopo la denuncia dell'imprenditore che avrebbe ricevuto delle richieste di denaro. Il legale dell'ex sindaco, Renato Tocci, ha appreso della conferma dell'ordinanza di custodia cautelare per il suo assistito, che al momento non è stata ancora notificata e attende di leggere le motivazioni della decisione per stabilire la strategia difensiva. Molto probabilmente, in attesa di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ricorrerà in Cassazione per ottenere la libertà di Antonio Falcone, molto provato dalla detenzione. Una vasta piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri nel Reggino. Sul territorio sequestrati negli ultimi mesi 12.000 fusti, sul mercato avrebbero fruttato 6 milioni di euro. Vediamo. Hanno perlustrato il territorio e individuato una piantagione suddivisa in 5 vicine piazzole sviluppate a serpentina. L'area è impervia, ad oltre 700 metri di altitudine. L'operazione dei carabinieri ha 5 frondi nel Reggino. 950 le piante trovate di altezza variabile da 50 cm a 1 metro, fatte crescere in maniera disomogenea e suddivise in vari e impervi costoni della montagna. Per irrigare il terreno, usati dei tubi in plastica con sistema a goccia, prendendo l'acqua da una vicina fiumara e in parte annaffiata a mano. La scoperta fatta dai carabinieri a 5 frondi con la collaborazione dei cacciatori dello squadrone Liportato e del nucleo elicotteri di Vibo Valentia è solo l'ultima di un'estate in cui i militari sono particolarmente impegnati nella ricerca e distruzione delle piantagioni. Un mercato fiorente che vede coltivatori alla ricerca di luoghi sempre più nascosti. In pochi mesi sono stati sequestrati e distrutti 12.000 piante. Sul mercato avrebbero fruttato 6 milioni di euro. Torniamo ad occuparci della brutta storia del branco che a Castrovillari ha incendiato, lo ricorderete, la casa di un disabile. 5 ragazzi coinvolti, 3 maggiorenni finiti in carcere e 2 minorenni trasferiti in comunità. Il parere del legale di alcuni di loro, vediamo. Siamo con l'avvocato Luca Donaddio, che fa parte del collegio difensivo di 2 dei 3 ragazzi maggiorenni imputati. Ecco, avvocato, che cosa rischiano ora questi ragazzi? Premesso che a me non è mai piaciuto fare i processi in maniera mediatica e che le condanne preventive di queste ordinanze custodiali devono essere sempre vagliate e devono essere vagliate da un magistrato. I processi si fanno in aula, le sentenze si fanno in aula. Se mi si chiede che cosa si rischia, giuridicamente i ragazzi vengono accusati di 2 reati molto gravi, e cioè la violazione di domicilio che va da 1 a 3 anni e il reato di incendio di cui all'articolo 423 che prevede una pena da 3 a 7 anni. L'unica problematica forte giuridica è capire se è giusto rubricarlo come incendio, quindi volontà di incendiare la casa, o come danneggiamento cui è seguito l'incendio, quindi appiccare il fuoco ad una cosa che poi involontariamente ha portato a fuoco tutta la casa. Ma questi sono problemi ovviamente giuridici che comporterebbero una diversa pena e quindi una diversa qualificazione del reato. Ad ogni modo, per i ragazzi, se mai dovessero essere loro i responsabili di quanto accaduto, la situazione sarebbe abbastanza grave, e soprattutto tenendo conto della loro giovane età, e comunque rischiano una pena che quantitativamente potrebbe anche non rientrare nella sospensione condizionale che viene concessa a tutti per il primo reato che viene fatto.
Mi sembra doveroso aggiungere due cose, che il paragone fatto con i fatti accaduti a Manduria è assolutamente differente, sebbene tutto è criticabile, ma siamo su due piani completamente differenti. Un'altra cosa da sottolineare è che è la prima volta che questi ragazzi vengono incriminati per un fatto del genere e non c'è assolutamente alcun atto giudiziario che li implica in altri avvenimenti successi precedentemente. Ultima cosa, dal punto di vista tecnico, il reato è un reato che tutela l'incolumità pubblica e non la persona, proprio perché il reato di incendio che viene addebitato ai ragazzi è un reato appunto contro l'incolumità pubblica e quindi è un reato di pericolo. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. La prefettura di Vibo Valentia ha attivato il dispositivo per rintracciare una persona che ha fatto perdere le proprie tracce. Si tratta di un 35enne residente a Stefanaconi. A far scattare l'allarme sono stati i familiari che non hanno visto l'uomo rincasare. Le attività coordinate dalla prefettura stanno vedendo impegnate le forze dell'ordine che hanno diramato la foto del giovane ai vari comandi anche fuori provincia e stanno monitorando le partenze dei treni e degli autobus. I carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 27enne ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi e droga. L'uomo, durante una perquisizione personale locale, è stato trovato in possesso di un fucile a canne mozze completo di munizionamento, 25 grammi di cocaina e oltre 2 kg di marijuana, parte della quale suddivisa in 134 dosi. L'arrestato è stato posto ai domiciliari. Un bagnante con kitesurf si è trovato improvvisamente in difficoltà nel tratto di mare antistante il litorale del comune di Monasterace. Non appena ricevuta la segnalazione, la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica ha allertato l'equipaggio di un guardacoste recentemente dislocato alla guardia costiera di Monasterace. L'equipaggio, dopo aver raggiunto il malcapitato, lo ha condotto al sicuro sulla spiaggia. I carabinieri della compagnia di Girifalco hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne di Caraffa di Catanzaro. L'uomo è stato trovato in possesso in seguito ad una perquisizione nella sua abitazione di circa 38 grammi di marijuana suddivisi in più involucri. L'uomo è stato posto ai domiciliari. La Regione ha stanziato 1 milione di euro per le attività culturali. I dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno per il settore dei beni culturali. La Regione Calabria ha destinato 1 milione di euro alla rivitalizzazione dei luoghi della cultura, con particolare attenzione alle aree di maggiore attrazione turistica, attraverso la promozione e la realizzazione di attività di animazione che favoriscano la fruizione attiva e partecipativa dei beni culturali pubblici. Prevista la concessione di un aiuto economico pari all'80% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, per un massimo di 40.000 euro a soggetti pubblici e privati che dimostrino di esercitare da almeno 2 anni la piena gestione di un bene culturale, quali ad esempio aree archeologiche, anfiteatri, musei, edifici storici, castelli e biblioteche. Sono finanziabili le proposte progettuali che prevedono attività di esibizione artistica, laboratori artigianali o culturali inerenti tutte le espressioni d'arte di qualità prodotte negli ambiti del teatro, della musica, dell'opera, della danza, dell'arte di strada e di ogni forma di produzione e diffusione dell'arte e della letteratura. E bisogna prevedere anche attività, esibizioni o laboratori in lingua inglese per favorire l'offerta rivolta ai turisti stranieri. A Roseto Capospulico, la tappa del Peperoncino Jazz Festival, protagonista Gianluca Guidi e la sua band. Vediamo. She gets hungry. La 19ª edizione della rassegna itinerante Peperoncino Jazz Festival fa tappa a Roseto Capospulico. Il borgo dell'Alto Ionio Cosentino, gli ingredienti di un posto accogliente da vivere, ce li ha tutti. Un mare e bandiera blu, dei luoghi che raccontano storie magiche. Tra le sue viuzze e le sue piazze si respira l'odore di rose e la musica jazz diventa protagonista di una notte d'estate da ricordare. Nel segno della continuità, anche quest'anno ospitiamo il Peperoncino Jazz Festival,
tre serate, quindi una in più rispetto agli altri anni, che sono all'interno di un nuovo contenitore che si chiama Roseto Jazz, che speriamo possa essere appunto lo spazio da cui anche per gli anni prossimi potremo lanciare spettacoli importanti di grande cultura, di grande spessore musicale, una grande presenza quella di stasera che ci onora e ovviamente che dà ai nostri ospiti l'opportunità di vivere una serata all'insegna del relax e insomma certamente della grande musica. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. Gianluca Guidi, attore di cinema e teatro, crooner e speaker radiofonico, incanta Piazza del Guiscardo, portando in scena nella prima serata della rassegna la musica jazz, pop e swing del carismatico Frank Sinatra. That's life. That's what all those people say. Non solo una nuova sezione dedicata al jazz, ma Roseto Capospuli con l'estate dei piccoli ma significativi eventi proseguirà con la buona musica e con tanti altri momenti culturali. Continueremo in una strada che abbiamo intrapreso con molta energia, anche con molta convinzione negli anni scorsi, che sono le presentazioni letterarie, che certamente daranno un contributo all'estate di Roseto, ma non smettiamo mai di dare delle pillole di cultura, di arte, di opportunità di confronto. Crediamo sempre che appunto il dialogo sia fondamentale. L'estate deve essere leggera, ma in questa leggerezza ci deve essere la capacità di continuare a pensare, di continuare ad avere delle opportunità di confronto. E chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo. Come anticipato nelle precedenti puntate, sarà un ferragosto con un bel tempo e clima caldo su buona parte dell'Italia, grazie alla presenza sul Mediterraneo centrale dell'anticiclone africano, supportato da correnti calde in risalita dal Nord Africa. Sebbene c'è da precisare che sarà un clima caldo e stabile solo per il centro-sud Italia, infatti il nord dello stivale sarà interessato da infiltrazioni di aria più fresca in quota e in particolare lungo l'arco alpino che favorirà la formazione dei temporali di calore che potrebbero sfondare anche sulla pianura padana. Le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali sulla nostra regione ancora per diversi giorni. Domani, cielo generalmente sereno nel corso della giornata, possibili addensamenti lungo i rilievi senza fenomeni degni di nota, temperature in leggero calo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani, mari calmi o poco mossi con ventilazione e regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni in meteo, vi rimando, oltre che al sito www.meteoincalabria.it, anche alla pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi, grazie alla regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un felice Ferragosto.